Producendo una campagna per la raccolta di firme per la petizione per l'abolizione dei vitalizi per i nostri consiglieri regionali. Sono qui tra noi, adesso ci spiegheranno l'iniziativa e chi vuole può aderire a questa campagna, loro si metteranno giù con un banchetto per questa raccolta firme durante la manifestazione oppure al termine della manifestazione. Vi lascio a voi così vi presentate. Buonasera a tutti, sono Rita Gaglietta e vengo dall'Auria, insieme all'amica Nella Spina. Facciamo parte del comitato, siamo componenti del comitato del movimento Se non ora quando, che è un movimento nazionale sorto per rivendicare la dignità, come dire, delle donne in primo luogo, ma poi della democrazia e la dignità dell'Italia. È un movimento di impegno civico. Nel corso di questa estate abbiamo avviato una petizione popolare, una raccolta di firme, per abrogare l'istituto del vitalizio dei consiglieri regionali di Basilicata, sulla scorta della esperienza realizzata in Emilia-Romagna, cioè una regione che ha abrogato questo tipo di istituzione, di istituto, che è la pensione a cui accedono i consiglieri regionali dopo 5 anni di contributi. Allora, noi sappiamo che siamo attraversati da un momento difficilissimo, per cui come società civile organizzata, e quindi tutti insieme, sollecitiamo i nostri rappresentanti politici, li sollecitiamo affinché prendano atto delle difficoltà in cui si trova la nostra regione, che è la regione più povera d'Italia, la regione nella quale si concentra il 38% di disoccupazione giovanile e il 46% di disoccupazione femminile. E li sollecitiamo affinché liberino dei fondi, proprio nel momento in cui i tagli sono più, furibondi nei confronti degli enti locali, quindi affinché i consiglieri regionali di questa regione liberino delle risorse per incentivare l'occupazione, liberino delle risorse per innalzare la dignità della vita nella nostra regione, nella quale per esempio il ticket sanitario è scattato immediatamente. Basta fare l'esperienza di andare in farmacia e ci accorgiamo che anche lì il servizio sanitario pesa, ovviamente, perché i fondi non ci sono. Ci siamo chieste, in Emilia-Romagna hanno eliminato questo istituto, perché non eliminare anche in Basilicata? Perché non seguire questo caso di assoluto buonsenso? È un caso di buonsenso quello che è avvenuto in Emilia-Romagna, dove ci diceva il Presidente del Consiglio regionale, l'Onorevole Matteo Richetti, abbiamo liberato delle risorse, perché il vitalizio, signore e signori, viene goduto per tutta la vita, non è tassabile, è reversibile ed è conseguito dopo solo 5 anni di contributi. Ognuno di noi sa che ne deve invece fare 40, anche di più, perché si dice che l'età dei cittadini comuni si è allungata, va bene, quindi dobbiamo fare ancora di più di anni di servizio, e nello stesso tempo sappiamo anche che molti giovani forse non accederanno nemmeno alla pensione. Per cui è un istituto che va abolito. È strano che in questa serie di tagli che si è abbattuta sulla nostra nazione non se ne faccia menzione. È uno dei privilegi che fanno vergogna all'Italia. Esiste in Italia, non in altre nazioni. Noi siamo qui per raccogliere le firme dopo un'estate che abbiamo trascorso a contatto con centinaia e centinaia di cittadini. Ne abbiamo raccolte tantissime, manca poco per l'ultimo sforzo, e il 15 per raggiungere la quota 2000, e il 15 settembre noi presenteremo queste firme ai nostri rappresentanti regionali. Forse i cittadini insieme, unendo le loro voci, potranno chiedere l'abolizione di un privilegio, come diciamo noi, se non ora, quando? Grazie comunque.